MSP, sì. Sta per? Monte San Pietro. Monte San Pietro? Sì, Monte San Pietro Calcio. Ragazzi. Quindi abbiamo detto Samuel. Sì. Si vede l'osso intero. Ok. Che è contro la pelle. Sì. No, sta. Niente, ragazzi. Ragazzi, buongiorno, mi trovo in ospedale da circa qualche giorno, come avete potuto vedere sono stato appunto portato in ambulanza in ospedale perché mi sono fatto veramente tanto male. E tuttora ho tanto dolore al piede. Penso sia uno dei momenti più difficili che abbia mai affrontato fino ad ora, perché penso di non aver mai subito un infortunio così grave. E ne sono veramente dispiaciuto. Più che altro, ogni volta che ci ripenso, cerco di immaginarmi che cosa potevo fare meglio per far sì che magari non fosse successo, però. Niente, ormai non si può più tornare indietro. E domani dovrebbero operarmi finalmente e poi andremo a vedere un po' come sarà la situazione, cosa poi dall'operazione in avanti riuscirò a fare e non fare. Sicuramente andrò a fare un video apposta all'operazione dove spiegherò nei minimi dettagli tutta la dinamica dell'infortunio, piuttosto che quello che è successo, i momenti, le sensazioni e quello che poi sarà da questo infortunio in poi. Tutto il mio lavoro, perché questo è il mio lavoro, e aver subito un infortunio così grave sicuramente non mi aiuterà, però ho ricevuto veramente sostegno da parte di tutti quanti in questi giorni, che mi avete scritto su ogni social rincuorandomi per appunto l'infortunio, e vi ringrazio veramente di cuore a tutti quanti ragazzi, perché non è stato veramente semplice e facile realizzare di essermi fatto così male, però grazie a voi sono sicuro che riuscirò ad affrontare anche questo. Detto questo, ragazzi, ci vediamo direttamente dopo l'operazione, che appunto, come vi ho già detto, vi farò un video dove spiegherò tutto quello che è successo. Adesso non me la sento tanto di parlare perché sono veramente a pezzi e sono qua in ospedale, e speriamo che mi riescano ad operare il prima possibile, perché non ce la faccio più. E niente, vi ringrazio veramente di cuore per tutto il sostegno che mi state dando in questi momenti. Non è semplice, però ce la farò. Grazie ragazzi.